Permettetemi di presentarvi una storia sicuramente bella, ma che ci dice allo stesso tempo quanto è beffarda e crudele la vita. È la storia di Vincenzo Ferrante, divenuto sordo in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. C'era anche Ferrante in quel lontano 1970 al concerto del Duca. Sentiamolo. Tra la folla osannante che in quel lontano luglio del 1970 applaudiva il grande Duke Ellington, che per la prima volta si esibiva qui a Palermo, c'era anche l'uomo che vedete inquadrato. Quest'uomo da piccolo rubava il denaro al padre e alla madre per acquistare i primi dischi di Duke Ellington, il divino duca. Il suo nome è... Ferrante Vincenzo. Signor Ferrante, quando è iniziata questa sua passione per la musica di Ellington? Non l'ho capito bene. We're not getting it in the beginning. One more time. Right? Bum, bum, ba da, da, one, two, three, and bum. Watch it. Run! Duke sets the percussive pace from the piano. This is Rondelay being recorded for RCA. Thank you.
Immaginate quale terribile tragedia significherebbe per un pittore, per un fotografo, per un cineasta, quella di non poter più vederci, non poter più vedere i colori, la luce, le forme. Ebbene, immaginate che cosa significherebbe per un uomo che ha fatto della musica la propria vita non poter più ascoltare, non poter più sentire i suoni, la musica immortale di Bach, di Mozart, di Ellington. Ebbene, quello che è accaduto a quest'uomo, all'uomo che vedete qui inquadrato, è una tragedia analoga a quella dell'uomo che non vede più. Costui faceva della musica di Ellington la ragione della propria vita. Il signor Ferrante smetteva di lavorare e ascoltava Ellington. Dormiva e ascoltava Ellington. Non faceva nulla e ascoltava Ellington. Al punto tale che prima la moglie e poi la famiglia lo hanno abbandonato. E lui ha continuato ad ascoltare la musica di Ellington. Poi un bel giorno, o perlomeno un brutto giorno, la catastrofe. Ma che cosa accadde ce lo racconta lo stesso Ferrante. Signor Ferrante, che cosa accadde un giorno, un brutto giorno, nella sua vita? Non da sognando. Non c'è bisogno di alcun commento. Ferrante è sordo. Ferrante, lei è sordo? Lei è sordo? Sono solo. Lei è sordo? Solo. Lei è sordo? Ben Webster. Siamo nel lontano luglio del 1970, il caldo a Palermo è terribile. Tra la folla che applaude, il grande Duke Ellington che suona per la prima volta qui a Palermo, c'è anche l'uomo che vedete qui inquadrato. Il suo nome è? Il suo nome è? Ferrante Vincenzo. Signor Ferrante, ci vuol raccontare, soprattutto a beneficio del pubblico più giovane, quali furono le sue emozioni quel lontano giorno quando vide per la prima volta sul palco, dal vivo e in carne ed ossa, il grande Duke Ellington, il divino duca? Ferrante, lei è un uomo semplice, a dimostrazione che la musica di Ellington può essere amata da chiunque perché arriva a tutti, agli uomini colti e agli uomini semplici come lei. La musica di Ellington è universale. Non è capito niente. Ci ho fatto niente, può parlare.